Un appuntamento importante per l'8 marzo nel reparto di oncologia. Sì, assolutamente sì, è una grande opportunità per le nostre pazienti, quella di avere un'attenzione anche a quella che è il loro aspetto, la loro bellezza. E questo può sembrare, diciamo, un elemento poco rilevante, ma in realtà guardarsi allo specchio e riconoscersi è per le nostre donne un elemento di grande rilevanza anche per il loro modo di porsi nella vita di relazione. E quindi diciamo che prendersi cura, umanizzare le cure e prendersi cura delle pazienti a tutto tondo passa anche da questo, oltre che di occuparsi di tutti i loro aspetti emotivi. Quindi diciamo che il reparto sta mettendo in campo tutta una serie di attività che possano cercare di fare in modo che le donne non abbiano più solo tanta vita da vivere, ma anche qualità della loro vita. E quindi ringraziamo la Commissione delle Pari Opportunità, quindi in particolare Tania Bonici Castelli e tutte le professioniste che mettono in campo questa loro professionalità in questa giornata. Quindi ringrazio a nome di tutte le nostre pazienti. Posso chiedere come, se il Covid ha influenzato, non so, magari nella diagnosi, nella prevenzione, quello che noi possiamo dire ed è un messaggio importante che dobbiamo passare, che oggi si può guarire da una diagnosi di cancro, che l'89% delle donne con tumore della mammella sopravvive oltre 10 anni con neoplasia. E quindi diciamo che quello che è fondamentale per ottenere questi risultati è sicuramente la prevenzione, oltre che lo stile di vita e tutto quello che poi la scienza nel fronte oncologico mette a disposizione. Quindi sicuramente bisogna convincere sempre di più le donne, perché nell'epoca pandemica hanno pagato sicuramente un caro prezzo su tutte quelle che sono state le mancanze sul fronte dello screening, che stiamo recuperando sicuramente, ma dobbiamo vincere la loro paura ad entrare e ad accedere negli ospedali. E quindi questa è la nostra sfida oggi, recuperare questi 2 anni in parte perduti. E statisticamente il cancro di cui colpiscono più, sempre più donne anche rispetto agli uomini? Allora, quello che possiamo dire è che il tumore più frequente nella donna oggi è il tumore della mammella. Abbiamo circa 55.000 nuove diagnosi ogni anno, 1.200 ogni anno nella regione Abruzzo. Quello che si sta osservando è che possiamo guarire un alto tasso di donne proprio se riusciamo a fare una diagnosi precoce, perché la guarigione passa dalla precocità della diagnosi. Lo stile di vita è altrettanto importante, perché quello che abbiamo visto e che stiamo osservando è che, per esempio, il fumo di sigaretta, oggi molte donne fumano sempre di più, sta incrementando il tasso di neoplasia del polmone, e quindi lo stile di vita è sicuramente un altro elemento su cui noi possiamo incidere per garantire più salute alle nostre donne.